Innanzitutto, buonasera. Grazie. Volevamo chiedere solo un favore, quello di tenere gentilmente il distanziamento e mantenere la mascherina alzata per il Covid. Grazie. Innanzitutto ci tenevamo a sottolineare che una parte delle esibizioni di questa sera sono andate perse perché ci sono alcune classi in quarantena. Ci spiace molto e spiace molto anche agli studenti. Va bene, abbiamo cercato di rimediare. Grazie. Oltre a questo volevamo ringraziare prima di tutto il comitato genitori che ha permesso la realizzazione di questo concerto e che ci sta aiutando e ci aiuta. E oltre a questo anche al bar Caffè degli Artisti di Alzano che ha versato un contributo per favorire la realizzazione del concerto e volevamo ringraziare anche un professore che tiene a restare anonimo e che ci ha aiutato anche con un contributo per questa sera. Va bene, allora iniziamo con le esibizioni. La prima esibizione è un video realizzato dalla classe terza D, in particolare da Valentina Cova che ha scritto appunto il video e da Jacopo Bono che invece l'ha messo insieme. Va bene, venite pure e cominciamo. Adesso loro cominceranno con una piccola introduzione al video, dopodiché partirà appunto il video. Ci siete? Ah. Buonasera a tutti. Vi rubo solo qualche minuto prima di dare il via a questo spettacolo e alle fantastiche esibizioni che lo compongono. Piacere di conoscervi, sono Valentina Cova e frequento la classe terza D. Oggi sono qui perché ho deciso di condividere con voi una delle mie grandi passioni, la scrittura. Ancora non sono nessuno e mi ritengo molto inesperta, quindi voglio partire mettendo le mani avanti e chiedendo pietà in principio. Quando i rappresentanti dell'istituto sono passati per le classi a chiedere le visioni per questo spettacolo, l'idea dell'esibizione che state per vedere è nata nella mia testa. Io e Jacopo, mio cugino, abbiamo già provato a realizzare progetti simili, solo che questa volta abbiamo deciso di metterci ancora più anima e cuore. Il progetto che state per vedere è parte di noi. Abbiamo deciso di raccogliere in un video scorrevole e a tratti ironico tutta la nostra avventura, dal 2019 ad oggi, dal nostro primo anno di liceo al presente. Il video parlerà anche di come il Covid, purtroppo, ci abbia cambiato. Spero che un pochino possa includere anche le vostre vite. Quella che abbiamo passato è stata un'apocalisse e siamo ancora qui, insieme. Ci tengo in modo particolare, prima di smettere di parlare, a ringraziare le persone che hanno collaborato a questo progetto. In primo luogo grazie a Jacopo, colui che ha passato le notti a editare questo video nei minimi dettagli. Un grazie va a Beatrice, Stefano e Filippo, le voci narranti di questo lavoro. Grazie per aver aderito a questa iniziativa, grazie per aver creduto in me e in questo progetto. Grazie anche a tutte le persone che mi hanno sempre incoraggiato a fare quello che amo, a condividere le mie passioni, le emozioni con quante più persone possibili. Grazie per tutto in me sin dal giorno zero. Grazie anche ai rappresentanti Filippo, Luca, Andrea e Chiara per averci dato l'opportunità di essere qui questa sera. Un pensiero va anche a tutte le vostre famiglie. Possa il Natale portare nelle vostre case amore, pace, gioia e serenità, nonostante il periodo ancora intenso e la situazione ancora critica. C'è solo una cosa che voglio che voi sappiate, questa vita è un test, sì, ma voi la dovete affrontare, non dovete arrendervi. Dovete splendere, luminosi come le stelle, e usare anche il vostro dolore, perché quella parte, insieme al resto, vi rende voi stessi. Dovete essere voi stessi, ragazzi. Fregatevene del pensiero della gente, fregatevene di cosa può pensare la persona seduta alla vostra destra o alla vostra sinistra. Dovete essere voi stessi. Siete voi stessi, solo allora sarete veramente liberi e felici con la vostra persona. Dopo questo spettacolo uscite, riaccendete la vostra scintilla. Avete tutti un sogno, vero? Allora svegliatelo, realizzatelo. È tempo di uscire dall'oscurità. Buon Natale, buon anno e buone feste. Da me, Jacopo, Stefano, Beatrice e Filippo. Grazie di parlare e vi lascio al video. Grazie mille.
Questi siamo noi, e probabilmente vi starete chiedendo come siamo finiti in questa situazione. Per iniziare questa storia ci conviene andare indietro di 2, forse 3 anni. 2019, primo anno di liceo. Senza giri di parole, chiunque si aspettava il liceo come l'avventura più bella della nostra vita. Probabilmente sono stati film come High School Musical o tutte le storie racchiuse in libri che abbiamo letto che ci hanno dato aspettative così alte su questo periodo. Eppure all'inizio quella speranza c'è stata. Un'avventura straordinaria, ecco come ci aspettavamo questi anni. E beh, ad essere sinceri, in qualche modo ci siamo finiti in una vera avventura. Straordinaria? Sì, felice un po' meno. Come abbiamo passato il nostro primo anno di liceo? Dietro ad uno schermo. Ironico, non è vero? Dopo aver passato i primi mesi a cercare di conoscere e comprendere pienamente i nostri nuovi compagni, ci siamo ritrovati catapultati di nuovo nelle nostre stanze, chiusi tra le solite quattro mura. Le aspettative lo vedevano come un anno di svolta, l'inizio di qualcosa di nuovo, con nuove esperienze, nuove persone, nuove opportunità e nuove idee. Eppure, come un fulmine a ciel sereno, tutto è cambiato. Coronavirus, una parola che ormai abbiamo sentito 1000 volte e che, detto sinceramente, ci ha anche rotto le palle. Dire che ha distrutto le nostre abitudini sembra esagerato, eppure è così. Quella dannatissima quarantena ci ha cambiati, non solo esteticamente. Per l'amor di Dio, ho visto glow up che voi umani non potete nemmeno immaginare. Anche dentro di noi, però, qualcosa è cambiato. Forse ci siamo resi conto di quanto alzarsi presto la mattina, andare a scuola, uscire con gli amici o semplicemente fare sport, la spesa, andare dai parenti non fossero azioni così scontate come pensavamo. Avevamo accolto con così tanta gioia le prime settimane di, detto tra virgolette, vacanza, a tal punto di non accorgerci immediatamente di come siamo finiti in un loop incredibile, il quale è sembrato durare un'eternità. Alzarsi la mattina, mettersi una felpa sopra il pigiama, accendere il PC e collegarsi in video lezione, saltare da una riunione all'altra, chiedere sul gruppo classe a quale pagina fossimo, spegnere il computer e passare l'intera giornata a cazzeggiare, mentre il mondo esterno sembrava sgretolarsi. Morti, tanti, troppi, persone innocenti, stroncate da qualcosa che magari non comprendevano nemmeno. Sarò di parte, ma questa cosa mi inquieta ancora. Un anno di pausa che doveva essere più leggero, ma alla fine è diventato pesantissimo. Le aspettative, però, erano altissime per l'anno successivo. Il secondo anno sarebbe stato quello buono, quello della rinascita. E indovinate? Vabbè, già lo sapete, non è cambiato nulla. Tra la divisione in gruppi della classe, la DAD alternata, una nuova quarantena che faceva stare ancora peggio che la prima, la crescita in tutto il mondo di problemi psicologici, paure, ansie e cattiverie. Si può dire che il Covid non sia stato molto gentile sotto questo aspetto, anzi, è stato uno stronzo. Eppure il Covid ci ha fatto capire tante cose, chi sono gli amici veri, chi è rimasto con noi nonostante la quarantena, nonostante tutto. E chi si sbatteva per poter uscire anche se con le mascherine, l'igienizzante e i guanti, chi si divertiva anche da dietro ad uno schermo, le chiamate su House Party giocando a uno, la mania dei videogames online. E chi gioiva durante le chiamate, quando il telefono squillava con 1000 notifiche, quando, nonostante tutto, c'era ancora qualcuno a portare il sole nelle nostre giornate. Le estati, che nonostante tutto sono forse state le migliori della nostra vita. I tramonti che ci hanno tolto il fiato, gli amori che ci hanno consumato l'anima, i baci con le mascherine e gli abbracci forti di chi non vuole altro che sentire l'affetto del partner, le amicizie nate rafforzate. Su questo il Covid ha fatto centro. Perché noi, che siamo la nuova generazione, non abbiamo permesso neanche ad una pandemia di rovinarci la vita. Ci siamo adattati, abbiamo lottato con le unghie e con i denti per poterci riprendere quello che un tempo ci apparteneva, i nostri diritti e le nostre quotidianità. Quest'anno stiamo dimostrando tante cose. Noi ce la stiamo facendo, noi stiamo combattendo, noi ci stiamo rialzando. Ci siamo ripresi le uscite, le 1000 cavolate, le risate di gruppo, la gioia, la tristezza, l'ansia e le novità. Noi ce la stiamo facendo. A volte penso di essere sul punto di cadere. Voglio piangere e grido nel tentativo di sentirmi viva. In tempi in cui dubitavo di me stessa, mi sentivo come se avessi bisogno di aiuto, perché restavo bloccata nella mia testa, senza più niente. Eppure, quando mi sento persa e sola, so che in qualche modo riuscirò a tornare a casa, lottando attraverso l'oscurità per trovare quella scintilla. L'augurio per questo Natale, ma anche per il vostro futuro, è quello di tornare a splendere, brillare, luminosi come una stella nel cielo. E forse vi sto dando il consiglio sbagliato, perché moltissimi vi diranno di non farlo, di non splendere. Voi fatelo, invece. Cantate, ballate, gioite, gridate, siate liberi di essere voi stessi senza pensare al giudizio delle altre persone. Splendete, brillate, siate la vostra stella polare, i più luminosi tra tutti.
vi auguro che, per una volta, il Natale non sia la solita occasione, ma una vera e autentica festa, fatta di pace, di serenità, di sinceri affetti familiari, un'opportunità, forse l'unica di tutto l'anno, per vivere tutti insieme la magica atmosfera di un giorno diverso da tutti gli altri. I migliori auguri di Buon Natale da parte mia e di tutte le persone che hanno collaborato a questo video. Abbiate cura di splendere, fatelo ragazzi. Insieme potremo essere il cielo più luminoso di tutti. Video credo abbia toccato tutti, perché appunto tratta un tema che comunque coinvolge tutti noi, soprattutto adolescenti, perché il coronavirus, lo sappiamo, ha rivoluzionato le nostre vite, le nostre aspettative e tutto ciò che appunto coinvolgeva il nostro futuro. Ci siamo ritrovati per un anno e mezzo a casa a seguire le video lezioni e a vedere i nostri amici tramite dei computer o telefoni. E, scusate, vi ricordo di mettere sulle maschere, scusate. Vorrei ringraziare appunto Jacopo e Valentina per questo video, molto particolare, un applauso. E in questo modo vorrei accogliere Carolina che ballerà sulle note di Pianeti, di Ultimo. Un applauso anche per lei. Adesso con calma si apre il vestibolo. Grazie. Dove il mare non si vede più, dove il giorno non arriva se non ci sei tu, dove anche i miei segreti poi si spogliano, dove gli ultimi hanno forza e insieme cantano. Io ti aspetto, giuro che lo faccio dentro un bar, dove da dentro ti vedrò arrivare, in quel posto che alla luna pesa un aquilone, dove si accettano le ansie e diventano cure. Io ti aspetto nel secondo che precede il tempo, nelle bugie che non ti ho detto per sentirmi perso, nei tuoi capelli che non riesco mai a dimenticare, nelle bestemmie che ho sputato per farmi sentire. Ci sarà un posto, vedrai, per tutte le tue paure, vedrai che bello camminare senza mai sapere, senza mai sapere dove ti portano i passi. È la fantasia che trasforma in pianeti sassi. E ho perso voli, perso treni, ma il mondo l'ho trovato sotto ai piedi. E ho perso il tempo per le canzoni, quando ti urlavo e tu non mi capivi. Io ti aspetto perché è nell'attesa che ci riesco a ritrovarmi, a ritrovarti, a ritrovare un senso. Ho sempre scritto forse per sentirmi meno solo, in quelle sere dove il cielo ti prende per mano. E tu aspettami lì in alto sulla grande ruota, dove il mondo è solo un punto da lasciarsi dietro. Prendimi per mano e disegniamo mille passi. È la fantasia che trasforma in pianeti sassi. E ho perso voli, e ho perso treni, ma il mondo l'ho trovato sotto ai piedi. E ho perso il tempo per le canzoni, quando ti urlavo e tu non lo capivi. Che era un passo da perdere te, ma tu eri un passo da perdere che. Per tutte quelle sere in cui ti ho persa e neanche sai perché. Che era un passo da perdere te, e tu eri un passo da perdere me. Io che non ho avuto mai niente di vero a parte.
come la luce che filtra qui da questa finestra, come la vita che cambia ma resta la stessa, come un poeta che pace il dolore, come la notte che ruba silenzi e ti regala paure. Io ti aspetto in una stanza che è sospesa in alto tra la luce delle stelle, sto dannato inferno e vivi tu per me la vita che io rifiuto. Ti aspetto dove ti parlo restando per sempre muto. Bravissimo. Bene, adesso come terza esibizione abbiamo Erika di quarta B con Gon di Rosé. Vi ricordo un'altra volta, soprattutto al piano di sopra, di tenere la mascherina perché altrimenti viene sospeso lo spettacolo. Non da noi però, ok. Bene, Erika, prego. Thank you.
applauso a Erika, bravissima. L'ho sempre detto io che la quarta B ha dei talenti naturali, bravo. Un applauso per la quarta B. Sabatti che porterà la canzone con la chitarra e lascio l'introduzione a lui che ha deciso appunto di introdurre con me. Innanzitutto, aspettate ad applaudire perché non si sa mai, dovete applaudire dopo. Allora, vorrei anch'io iniziare con i ringraziamenti, ringraziare i rappresentanti dell'istituto che hanno accolto il mio autoinvito, ringraziare i colleghi che sono in sala, che non sono tantissimi ma ci sono. E infine ringraziare tutti i miei fan sparsi nel teatro. Allora, stasera vi presento questa canzoncina che è molto breve e come sentite dalla mia pronuncia io sono un bresciano d'oro. Quindi vi canterò una canzone in dialetto bresciano. Ok? È stata composta da un mio amico tanti anni fa e tratta di un marito che vuole fare un regalo di Natale alla moglie e allora decide di andare a prendere un piccolo animale. Alla fine trova un pappagallo, un piccolo pappagallo. Il problema qual è? Che questo si mette a cantare tutte le notti, continua a cantare e disturba il sonno dei due. Allora tenta un po' di tutto. Tenta anche di dargli del vino per impedirgli di cantare, ma questo canta ancora di più. E alla fine, a mani estremi, estremi rimedi, decide di strangolarlo. La canzone si intitola El Papagalì, il piccolo pappagallo. Ho comprato a me noè e regalì per il Natal, ai viaggio a comprai e potevo un animale. L'era lute e nel negoe, l'era lute al puari, por cantare per lui, l'era me, papagalì. Con la gabbia e per il re, nel momento in cui completa la catastrofe deve cadere, così l'era passata, ma però l'era con te, l'era con te la gabbia, proprio come che del mare. Che uccidì, adesso è qui te, che la bestia la è ambiare a cantare, che chiede mal, da mano ma dare. Sono il puriste, ma per me che l'anima, e dorme mi abbandono.
perché l'era lute e delle gore, l'era lute al cuore, vuol cantare tutte le notti, ma l'era me. Vado io, molto bene. Allora, adesso ci sarà una pausetta di 15 minuti. Potete usufruire del servizio bar all'esterno. Non andate magari in massa e tenete la mascherina alzata. Grazie, grazie. Vi ricordo di tenere la mascherina alzata, di rispettare il distanziamento e di riprendere i vostri posti. Ora è il turno di Victoria, che ci delizierà con due dei suoi cavalli di battaglia, e il primo è il valzer in la minore di Chopin. Un applauso a Victoria. Ok, bravissima Victoria, e adesso suonerà l'opera 69 di Chopin numero 2.
Vittorio. Facciamo un grande applauso che è arrivato vicino, molto bravo. Ora presentiamo altri due, una cantante e un pianista, Paolo Monteni e Anita Fumagalli, che sono due ragazzi di quarta. Un applauso. Canteranno per noi Snowman e Fly Me to the Moon. Don't cry, Snowman. Not in front of me. Who catch your tears if you can catch me, darling? If you can catch me, darling. Don't cry, snowman. Don't let me this way. A puddle of water can hold me close, baby. Can hold me close, baby. There's no tear that will be freezing. Yeah, you are my own for a season. So come on, let's go. Let's go below zero and hide from the sun. I love you forever. Will we have some fun? Yeah, let's hit the North Pole and live happily. Please don't cry, no tears now. It's Christmas, baby. My snowman and me. My snowman and me. Baby. Don't cry, snowman. Don't you fear the sun. Who carry me without legs to run, honey? Without legs to run, honey. Cry, snowman, don't you shed a tear. Who hear my secret if you don't have ears, baby? If you don't have ears, baby. I want you to know that I'm never leaving. Cause I miss this note that will be freezing. Yeah, you are my own for a season. So come on. Below zero and high from the sun. I love you forever. Will we have some fun? Yeah, let's hit the North Pole and live happily. Please don't cry, no tears now. It's Christmas, baby. My snowman and me. Yeah. My snowman and me. Ora invece canteremo Fly Me to the Moon. Please be true.
fool I was, shipping that door in the world. Please be true in another world. In another world, I love you. Bravissimi Paolo e Anita, ora è il momento della nostra cara Erika che ritorna sul campo con Love to Hate Me. Bene, un altro problema tecnico, no giustamente, allora intanto ci siamo, se no eravamo pronti a esibire le coppe partendo da... No perché non sapevo dove appoggiarla. Tanto adesso... Facciamo una roba, te la metto qua da parte, così ti sorveglia. Toh. Perfetto. Possiamo cominciare? Ok. Kinda said that you would miss me like that. See me making waves, but you don't like that. Driving through your parts, going splish splash. Stressing over nothing, baby, relax. Why you getting angry, I'ma kick back. Only thing I think about is these stacks. Negative days, negative nights. Baby, you're wasting all your time. I can't relate, I keep it light. No, no, no drama in my life. Wake up, yeah, make up. Maybe I need you now, a bigger lady. Blowing up, working busy. You ain't worth my love if you only like to let me love. La la la, la la la. How you like to let me love. La la la, la la. You ain't worth my love if you only have to hate me. I'ma let you fade into the background. Baby, all my shows are getting too loud. Keep on turning it up when you want me down. Negative days, negative nights. Baby, you're wasting all your time. I can't relate, I keep it light. No, no, no drama in my life. Wake up, yeah. Make up, maybe I need you, nah. A bigger lady, blowing up, working busy. You ain't worth my love if you only like to let me love. La la la, la la la. How you like to let me love. La la la, la la la. For my love, if you only like to let me love, la la la, la la la. How you like to let me love, la la la, la la. You ain't want my love if you only like to let me love, la la la, la la la. How you like to let me love, la la la, la la. You ain't want my love if you only like to hate me. Allora, sottolineiamo il fatto che, avendo saputo alle 18.30 che non ci sarebbero state alcune esibizioni, allora abbiamo cercato di ovviare con altre esibizioni e questa è stata appunto preparata da Erika in un'ora. Quindi un applauso. Grazie. Va bene, ci siamo? Bravissimi. Ci sei. Ragazzi, come ultima esibizione abbiamo il protagonista indiscusso della nostra serata, il professor Sabatti, che farà un'altra esibizione, stavolta al piano e non con la chitarra. Quindi un caloroso applauso.
Allora, stavolta è in italiano la canzone, quindi state tranquilli. Questa canzone l'ho scritta un anno e mezzo fa circa, quando eravamo nel pieno lockdown della pandemia, e l'avevo scritta per i romagnosi. Allora, ragazzi, io lavoro anche lì, quindi però stasera l'ho adattata con qualche parolina diversa per il Galilei. E la canzone si intitola Al tempo della pandemia. Al tempo della pandemia, della didattica a distanza, col virtuale unica via, ormai il cielo è in una stanza, in attesa dell'ultima fase. Con nostalgia del Galilei, docenti alunni nelle case, va tutto bene, tutto ok. Lavora con il cuore e a chi muore in ospedale, siamo tutti uniti nell'amore. Pandemia.